Buonasera a tutte e tutti da Sara Tiberi e benvenuti all'undicesima edizione della Festa di Scienza e Filosofia. Il Festival ringrazia i suoi sostenitori. L'acqua per i relatori è stata messa gratuitamente a disposizione dalla società Fonti di Sassovivo. Il materiale per la disinfezione è stato gratuitamente messo a disposizione dalla farmacia Bartoli. Gli omaggi per relatori e relatrici sono stati forniti da Cantina Scacciadiavoli, Cantina Terra dei Trinci, Mulino Tega, Punto Vendita Caseificio Sociale Col Fiorito. Ci sono sempre nuovi ospiti, ma anche sicure conferme. Una di queste è senza dubbio il professore Massimo Cacciari. Il professore non ha naturalmente bisogno di ulteriori presentazioni. Nell'ultimo periodo, dalla pandemia alla guerra, ci ha abituati a risposte di problemi complessi. Uno di questi, universale ma anche contemporaneo, è sicuramente il rapporto tra scienza e filosofia. Che valore ha allora il pensiero metafisico-filosofico rispetto alle acquisizioni scientifiche? Professore Massimo Cacciari, a lei la parola, grazie. Naturalmente il problema è talmente enorme, talmente complesso e occorrerebbe un approfondimento in dettaglio epoca per epoca per poterlo sviscerare adeguatamente. Quindi io mi limiterò a una esposizione di metodo sotto il profilo storico e poi diciamo epistemologico, ma assolutamente di metodo, cioè cercando di invitarvi a riflettere sul problema al di là di stereotipi che vanno per la maggiore e che danno tutti più o meno per scontato il fatto che tra filosofia e scienza non vi possa essere più alcun rapporto. È un vecchio discorso, comincia da un secolo e mezzo a questa parte e poi è stato ripetuto e glossato variamente in modo più o meno sempre più poi tra l'altro volgare e ripetitivo. Per affrontare la questione, prima di tutto, occorre chiarirci sui termini fondamentali, perché noi sappiamo che all'origine filosofia e scienza, se noi con scienza traduciamo il greco episteme, non vi è alcuna differenza. Nel pensiero classico, filosofia ed episteme sono perfettamente sinonimi. Ma così sostanzialmente continuano a valere la cosa fino ai grandi classici del razionalismo moderno. La crisi si determina, e qui evidentemente sarebbe tema di un grosso seminario vederne tutti i motivi, le ragioni, la crisi si determina dopo l'idealismo classico nella seconda metà dell'Ottocento, da una parte e dall'altra, perché che, come dice Hegel, a sentir parlare di metafisica la gente fugga come davanti a un appestato, lo dice Hegel, no? Questo lo dicono tutti i filosofi della crisi, lo dice. Di fronte alla metafisica come un appestato fuggono Kierkegaard, fuggono Nietzsche, fugge Heidegger, fuggono tutti. Cioè ce l'hanno tutti con questo termine metafisica, scienziati e filosofi. Questo è curioso e dovrebbe fare di per sé riflettere sulla pertinenza di queste distinzioni o peggio separazioni del tutto astratte. In origine non vi è alcuna separazione. Metafisica è un termine tra i più equivocati, tra i più incompresi. Metafisica è un termine che viene introdotto nel discorso filosofico dopo sostanzialmente il pensiero classico. Prima vi è filosofia ed episteme, non vi è metafisica.
viene introdotto dopo unicamente per indicare quei libri del grande lascito aristotelico che nell'ordinamento vengono pubblicati, diciamo così, dopo i libri dedicati alla fisica. Quindi fisica e metafisica sono del tutto inseparabili nel pensiero aristotelico, del tutto. Si tratta di una distinzione puramente di comodo, come la distinzione tra i capitoli di un libro. Ma il libro è unico, fisica-metafisica, fisica e metafisica. Fisica e quei capitoli della fisica che completano l'indagine fatta nei libri della fisica. Perché? Perché i libri della fisica spiegano o cercano di spiegare, scire per causas, le ragioni del movimento, della motilità degli enti. E i libri metafisici sono quelli che spiegano i principi in base ai quali io predico l'ente, ma non solo predico l'ente, perché è indistinguibile l'aspetto gnoseologico da quello ontologico, ma spiego anche la causa fondamentale, le cause, diciamo meglio, fondamentali della motilità degli enti, che era il tema dei libri della fisica. Quindi assoluta inseparabilità. Poi si può discutere quale sia il libro più filosofico di Aristotele, se la fisica, come dice per esempio Heidegger, o la metafisica. Ma fatto sta che fisica e metafisica sono momenti di una esposizione assolutamente unitaria. Ma vorrei provocare dicendo che questo, secondo me, vale per tutto il pensiero anche precedente. Ad esempio, questa è una idea del tutto mia personale, che non è certo condivisa dagli storici della filosofia, ma a me pare di palese evidenza. Vi è una lettura che forse è dovuta anche in parte a Platone, del tutto logica della grande dottrina parmenidea, no? Del tremendo Parmenide. Una lettura in chiave del tutto logica dell'essere parmenideo. A me pare una lettura del tutto assurda. Primo perché il libro di Parmenide, guarda caso, si intitolava Perifiseos e quindi riguardava la physis, qualunque sia il concetto che noi abbiamo di physis, riguardava la physis, quella che noi non abbiamo altro modo di tradurre se non con natura. Ma poi perché qual è il soggetto di quel è che non può non essere, di cui è proibito dire non è? Qual è quell'è, il soggetto di quell'è che è indistruttibile, che è eterno, che è infinito? Qual è il soggetto di quell'è se non la physis? Può essere il soggetto di quell'è l'ente finito, determinato, come per esempio intende Severino? Cioè è e non può non essere ogni essente. Duro da interpretare così. Mentre del tutto logico pensare in assoluta coerenza con tutto il pensiero precedente, Anassimandro in particolare, ma anche Eraclito, che ciò che è eterno, indistruttibile, che non è nato né può perire, è la natura, è physis. Naturalmente vi è anche un aspetto logico di questo discorso, certamente, ma indissolubilmente legato all'aspetto ontologico. E qui siamo di nuovo ad Aristotele, una ontologia che si lega strettamente ad una gnoseologia, o meglio, diciamo, come noi diremmo, ad una logica, certo. Cioè, che cosa compie la metafisica? La metafisica definisce i principi in base ai quali il mio discorso è, diremmo oggi, consistente, cioè non contraddittorio, qualunque discorso, in qualunque campo, e insieme i principi in base ai quali l'è dell'essente è predicabile.
dimensione logica e dimensione ontologica strettamente connessi. Senza un discorso che sia fondato su principi tali da renderlo consistenti, e essenzialmente questo principio per Aristotele è il principio di identità e di non contraddizione, da cui derivano altri, ma il nucleo fondamentale, il nocciolo è quello, in base a questi principi metafisici, perché sono i principi in base ai quali io predico l'ente, ma nello stesso tempo è l'ente stesso che non può essere altro da ciò che è. E quindi, di nuovo, come per Parmenide, a mio avviso, la dimensione logica e la dimensione ontologica vengono a connettersi. Problematicamente, certo, a questo punto dovremmo entrare nel merito di tutti i problemi, le questioni, le aporie anche che questa prospettiva solleva, e non abbiamo certamente il tempo, però il metodo, la strada che si percorre è questa. Quindi metafisica come, diciamo pure in modo diretto, quella parte della fisica che riguarda i principi in base ai quali io riesco a predicare in modo non contraddittorio l'essenza dell'ente. Che cosa determina, che cosa può rende inevitabile lo sviluppo di questa, diciamola con Socrate, navigazione? Qui siamo a una prima o seconda navigazione. La prima, possiamo dire, è propriamente quella in cui io, usiamo il bel termine filosofico che è anche della scienza, di tutta la vera scienza, in cui io mi meraviglio dell'ente, perché senza questo primo momento di meraviglia, di stupore, che suscita l'indagine, la ricerca, non vi è né filosofo né scienziato. Vi è soltanto uno storico della scienza o della filosofia, vi è soltanto un erudito, ma non vi è invenzione né scientifica né filosofica né artistica né niente, no? Quindi la meraviglia, nel senso pieno, vero, che avevano i classici di questo termine. La prima meraviglia che vi è physis, che noi siamo nella physis e parte della physis, natura. Seconda meraviglia, che possiamo predicare questa natura, che possiamo cercare di dire che cosa è questa natura. La meraviglia, l'epinomide di Platone, la prima meraviglia che l'ente è, la seconda meraviglia, ma guarda, questo ente si struttura secondo forme, ma guarda un po', questo ente si struttura secondo numeri, il pitagorismo di Platone, da cui nasce tutta la scienza classica. Questo, quindi la seconda meraviglia questa, quindi la meraviglia metafisica, E poi, però, quasi inevitabilmente sorge una domanda che comporta una nuova navigazione, Socrate. Ma chi è costui che legifera, diremmo con termini moderni? Chi è costui che predica? Chi è costui che in base a numeri stabilisce leggi della natura? Chi è costui? Chi è questo soggetto che costui che sembra davvero essere il soggetto, cioè l'ipokeimenon, cioè quello che sta sotto e determina la possibilità di questa predicazione, che sulla base di principi logici dice che cos'è l'ente, logica, ontologia. Questa è una terza navigazione, chiaramente. La possiamo fare, si chiede Socrate, semplicemente da fisiologi? Possiamo compiere questa ulteriore navigazione semplicemente da fisiologi, da coloro che hanno un logos della natura, cioè da coloro logos, da coloro che trovano i rapporti, le relazioni che determinano la natura? Questo è il logos. Il logos non è un dire qualsiasi, il logos è dire in base a logica, il logos è dire in base logos, al rapporto, alla relazione.
Logos è dire in base a una misura, a un metro. Questo è il logos. Se no è chiacchiera, non è logos. Allora, ma chi è questo soggetto dotato di logos? E questa è una terza navigazione ulteriore, che comporta un'apertura, certo. Chiamiamola metafisica, ma è un'apertura che deriva da quella fisica e metafisica di cui prima ho parlato. Una inevitabile apertura, perché questa domanda nasce spontanea a un interrogante, a uno che ha la meraviglia per l'interrogazione, nasce spontanea, inevitabile. E questo soggetto, vediamo subito, che non è soltanto il soggetto che calcola e misura, è il soggetto pratico, prassi, nel senso classico del termine, prassi. Nel linguaggio classico si intende per prassi quella forma del fare che ha a che fare con la polis. Prassi ha un significato tecnico nella filosofia classica. Prassi ha a che fare con il fare la polis. Fare la polis mi provoca dei problemini un po' diversi da quelli di cercare uscire per causas, le cause dell'essente. Un po' diversi da quelli che ho indagato finora dal punto di vista logico e ontologico. Mi pone dei problemi che riguardano la politica, mi pone dei problemi che riguardano la giustizia, ammesso e non concesso che la politica abbia a che fare con la giustizia. Mi apre un'infinità di problemi, devo definire che cosa sia polis. Non mi basta dire che l'uomo è quell'animale dotato di logos, che è capace di quel logos di cui ho detto. Ma devo anche capire se l'uomo è anche un animale, quell'animale capace di polis. Non è la stessa cosa. Il problema si apre, si complica. Possiamo chiamare, la butto lì inizialmente, filosofia, la traccia di questa apertura ulteriore, ma ripeto, apertura rispetto ai problemi che ho detto prima, non adesso si apre un'altra scena, adesso è un altro film, perché questo provoca una scissione del pensiero, o proprio una sorta di schizofrenia del pensiero. Invece i problemi sono concatenati, vi è un diaporein, uno sviluppo dell'aporia, si sviluppa l'aporia, e lo scienziato e il filosofo sono appunto diaporetici per eccellenza, sviluppano l'aporia. Quando si trovano che la strada manca davanti a loro, chiedono ulteriormente, cercano di dire ancora, sentono la necessità di continuare a dire, cioè a sviluppare il problema. E questo è appunto, ripeto, uno sviluppo che mi pare del tutto coerente, direi logico, no? La filosofia metafisica, nel senso che ho detto, come il tentativo di vedere, di individuare i principi logici che ci permettono la predicazione dell'ente e di individuare in base a questi e con questi, perché meta in greco, state attenti, meta in greco, non ha significato soltanto di al di là. Se voi andate adesso in Grecia e gli chiedete qualcosa con il latte, o come dite metà, con, meta in greco, anche il significato del con. Metafisica è sì quei principi che individuiamo oltre la fisica, ma nel senso che ho detto, ma anche con la fisica, dentro l'indagine fisica. Quei principi non stanno in un altro mondo, stanno nel lavoro concreto, diciamo così, del fisico, dello scienziato, che indaga appunto physis, la natura. E poi il concetto di natura muti appunto da quello classico, eccetera, eccetera, può anche essere in parte. Sono state spese oceani di inchiostro per spiegare che appunto invece la natura greca è ciò che genera, il generante, mentre la natura del razionalismo moderno sarebbe la pura res extensa, eccetera, eccetera. Ma sono in gran parte
semplificazioni scolastiche da sussidiario. Non è vero. Perché per intendere il razionalismo, il concetto di natura nel razionalismo moderno come pura res extensa, depurata da quell'elemento generativo, eternamente generativo, che certamente viene l'idea classica di physis, devo dimenticare non Giordano Bruno, ma devo dimenticare la natura naturans di Spinoza, devo dimenticare Leibniz. Quindi sono semplificazioni scolastiche che non dovrebbero più andare bene neanche per i licei. Va bene che adesso al liceo non si fa più filosofia, quindi il problema è risolto. Quindi metafisica è certamente quello di cui abbiamo parlato, ma è anche certamente, può essere anche intesa come questa apertura successiva, questa nuova navigazione, questa terza navigazione che riguarda il soggetto, l'ego cogito, che non è un'invenzione di Cartesio, perché di ego cogito, del ritorno a questa dimensione di ego cogito come elemento necessario del percorso diaporetico della metafisica, vi era una presenza massiccia nella tradizione cristiana, ma non è forse anche la stessa terza navigazione socratico-platonica? In realtà non è forse anche quella? I problemi si ripresentano nella filosofia, certamente vengono approfonditi, sviluppati. Non vi è uno, certo, da questo punto di vista, uno sviluppo che sia paragonabile a quello che avviene in quello che noi chiamiamo propriamente scienza. Quindi cogito, ego cogito, bene. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che sono una sostanza pensante, una sostanza nel senso di qualcosa di irriducibile. Sono irriducibilmente una sostanza pensante, ma cosa? E tutta la dimensione di inconscio che sta dietro questa coscienza di essere sostanza pensante? E badate che questa criticità dell'idea di cogito, di ego cogito, è ben presente nel pensiero classico, se noi lo vediamo nel suo insieme. Certo, sia Platone che Aristotele cercano di ricondurre ad un fondamento, ma come si fa a pensare soltanto, a ridurre il pensiero classico soltanto ai due giganti, no? E non vederne poi come in contemporanea loro vi fossero scuole scettiche, scuole ciniche, in cui questa sostanzialità dell'ego, cui loro certamente miravano, va in crisi. Bisogna vedere nel suo complesso, no? Dalle scuole socratiche, da Socrate nasce Platone, ma non nasce solo Platone. Nascono anche i megarici, nascono anche i cinici, nasce anche il grande scetticismo. E quindi riflettere criticamente di nuovo i problemi che comporta questa nuova navigazione riguardano appunto lo statuto di questo cogito, di questa coscienza. Ci siamo posti il problema: chi è l'ego che riesce a misurare, calcolare, dotato di logos, appunto, quindi metafisico e fisico insieme, metafisico perché dispone di questi principi che non mi vengono certo direttamente dall'esperienza empirica della natura, che sono a priori, diremmo noi, no? Ma che nello stesso tempo, guarda te, si applicano così straordinariamente alla considerazione della natura. O cerchiamo di vedere e scopriamo che magari invece non si applicano completamente, certo, problemi, e vediamo e sviluppiamo. Ma l'intenzione è quella, questi principi metafisici, guarda come si applicano, appunto, come mi permettono di capire la costituzione della natura. Ma chi è il soggetto di questi principi? Perché questi principi non mi sono venuti direttamente come un colpo, come una fucilata dalla natura. Sono il prodotto di questa mente, ego cogito. Allora io sono una sostanza pensante, ma chi ti dice che sei una sostanza pensante? Sei un pensante, ma soltanto un pensante, una sostanza nel senso proprio del termine. E quindi indaga, naviga per questa strada, naviga.
È un'apertura filosofica che si lega strettamente ad una problematizzazione scientifica. E tutta la psicologia contemporanea non nasce da questa interrogazione. La psicologia in senso scientifico non nasce da questa interrogazione. Non si apre di fronte alla complessità di questo ego cogito, non più riducibile ad un concetto di sostanza come forse era ancora in Cartesio. Ma ci sarebbe tanto da discutere, tantissimo da discutere a proposito del cosiddetto errore cartesiano. Ma Cartesio è il primo a dire, quando dico cogito intendo anche sentire, intendo anche l'affetto, intendo anche il sentimento. Tutto questo, dice Cartesio esplicitamente, è il mio cogito. Quindi questa dimensione di inconscio, diremmo, irrompe. Già allora, certo, non è una strada che viene seguita scientificamente, viene solo accennata. Tuttavia, perché porre delle separatezze? È un diaporein, è uno sviluppo dell'aporia. E possiamo dire dunque che la filosofia è questa apertura, è questa provocazione a interrogare tutto. Questo è l'haltung, diranno i tedeschi, no? L'atteggiamento della filosofia. È questo, ma è qualcosa di separato, ma direi addirittura di distinguibile dall'atteggiamento scientifico. Ma dove? Ma perché? Ma perché? Naturalmente lo scienziato che indaga le cause e definisce le... non si interroga quell'elemento per cui che ho detto logos politikos. Non si interroga su quel significato di quella prassi, non si interrogerà sul significato di quel inconscio che è il fondamento non fondo di ogni ego cogito. Non sarà tenuto a interrogarsene direttamente, ma perché io non sono tenuto a interrogarmi direttamente di questo aspetto, vuol dire che io sono separato da chi se lo interroga? Ma vorrà dire che io invece cercherò costantemente il dialogo con quello, perché quello è quello che lui sta facendo, completa quello che avviene all'interno della mia ricerca. Lo avverto come un completamento necessario, che dopo io riesca a seguirlo o meno, dipenderà da tanti fattori, ma che comprenda che è il completamento necessario della mia ricerca, e beh, se capisco qualcosa, devo capirlo. Le navigazioni di cui ho parlato, riprendendo la famosa immagine socratica, sono interconnesse. Naturalmente non è detto che debba completarle tutte, ma io devo capire appunto che nel lavoro di queste navigazioni vi è un intreccio necessario, vi è una relazione. Ecco il tema che a me sta molto a cuore e che credo proprio costituisca la questione fondamentale della filosofia oggi, sullo sfondo di quello che ho detto, che è storico, come capite, ma è anche metodologico. Indica un metodo con cui affrontare le relazioni tra quelle che chiamiamo filosofia e quello che chiamiamo scienza. Un metodo per affrontare la loro relazione. Ma ecco che ho detto la parola chiave, la relazione. Ho detto la parola chiave, che è relazione. E cerco di spiegarmi. Primo aspetto, l'interrogazione propria della filosofia della metafisica intesa all'opposto di come l'è intesa prima di tutto la filosofia contemporanea. Perché se la metafisica viene avvertita come l'appestato, è dovuto al 99% ai filosofi. Primo, perché appunto hanno contrabbandato per filosofia una cosa che non c'entrava niente con la filosofia, cioè qualcosa di separato dalla scienza. Da quando hanno cessato di capirci alcunché della scienza, hanno fatto una sorta di secessione. Quindi la responsabilità di queste due culture, di questa maledizione delle due culture, che sta rovinando anche la nostra educazione, la nostra paideia, la nostra Bildung, la nostra scuola, è colpa dei filosofi. Ma... Nella direzione che ho cercato di indicarvi, la metafisica, all'opposto di essere appunto quella
quel sistema di chiusura. Adesso il metafisico viene e mi dice il fondamento. No, perché ti dice il fondamento del tuo operare scientifico, i fondamenti metafisici della scienza della natura. È un titolo di una grande opera di Kant che è molto più importante dal punto di vista del nostro problema anche rispetto alla prima critica, la critica della ragione pura. Fondamenti metafisici della scienza della natura e della stessa epoca della prima critica. Ma lì Kant non intendeva affatto, Kant in quell'opera intendeva sostanzialmente quello che vi ho detto. Non intendeva affatto dire adesso la filosofia prima che stabilisce come deve operare, ragionare, operare la scienza della natura, no. Indicava quali sono i principi immanenti alla scienza della natura. Non è che dettasse dei principi alla scienza della natura, cercava di spiegare quali erano i principi della e nella scienza della natura che permettevano a questa indagine di essere appunto scientifica e non empirica, che gli permettevano di essere una descrizione della natura, ma una scienza della natura. Ma certamente, subito dopo, soprattutto nell'idealismo, certamente questo vi è uno spostamento netto tra Kant e l'idealismo da questo punto di vista. In Kant questa posizione critica viene mantenuta salda. Nell'idealismo, nella filosofia della natura dell'idealismo, lì è il problema. Secondo me lì nasce poi quella cattiva separazione, quella falsa idea delle due culture, eccetera, da lì, non da Kant, da lì, perché lì sicuramente vi è la pretesa della filosofia di essere e di valere come filosofia prima nel senso davvero di essere il compimento necessario. No, la filosofia non deve porsi dal punto di vista di essere il compimento dove tutto ritorna, dove i conti quadrano, dove il sistema si chiude, dove il sistema del sapere si chiude, che è la grande eroica pretesa hegeliana, per carità, parliamo ovviamente dei sommi, ma lì è, no? Il sistema del sapere nell'enciclopedia si compie nella filosofia, che sussume in sé tutte le forme del non solo del sapere, ma dell'esperienza della coscienza. Non solo dei saperi, ma dell'esperienza della coscienza, dell'esperienza artistica, dell'esperienza religiosa. Tutto viene compiuto. Consummatum est. Grandioso avere l'idea che la tua filosofia abbia un simile potere. E sembrò per un certo periodo che il sistema hegeliano avesse questo potere, no? di compimento. Non è questa, non può essere questa la metafisica e la filosofia. La metafisica e la filosofia è invece l'opposto. La metafisica è l'apertura con metà la fisica e oltre la fisica, ma non oltre nel senso che è un'altra dimensione, un altro mondo, oltre perché con la fisica, ma in una direzione che il fisico in quanto tale non potrà seguire lui, ma con lui, sulla base del rapporto, della relazione con lui, tu ti inoltri, procedi di aporei nella direzione che ho detto. Cioè, intendere la metafisica come una interrogazione aprente. A partire dai problemi stessi che la fisica, che la scienza danno, che la scienza e la fisica esprimono, a partire da quei problemi, dentro quei problemi, nella concretezza di quei problemi, logici, ontologici, interrogare ancora. Questa, un'idea di metafisica come appunto questo oltre insieme, questo oltre insieme. In che direzione? Ci sono degli spunti nel pensiero classico che mi sollecitano secondo questo metodo, metodo vuol dire strada, ad andare per questa strada? Sì, a mio avviso ci sono.
ne ho parlato in alcune mie cose, adesso sto sviluppando questi discorsi e cercando di portarli a una qualche conclusione, tra virgolette ovviamente. Ma il labirinto filosofico, qualche idea di questo genere già era apparsa, riflettendo appunto nel mio campo, nel campo filosofico chiaramente, e cercando di sollecitare in base a queste riflessioni una nuova relazione, termine su cui terminerò, una nuova relazione con quello che chiamiamo scienza, i saperi scientifici contemporanei. E quando Aristotele, prima dicevamo sostanza, e il termine usia si traduce con sostanza, l'usia, l'ente, anzi scusate, l'ente si dice in molti modi, no? Pollakos legetai si dice in molti modi, tra questi modi il fondamentale è la sostanza, usia. Cioè, l'ente si dice in molti modi, ma quello che è essenziale è che tutti questi modi in cui dico l'ente si riferiscono a qualcosa che è all'ente, altrimenti a cosa si riferiscono? Di cosa parlo? Devono riferirsi all'ente. Ma il discorso non finisce qui. E vi è un'apertura metafisica, secondo me, di straordinario valore, che non è stata valorizzata dalla metafisica, se non forse in quello che ritengo sempre più essere forse il sommo, che è Leibniz. Perché è quello che davvero dall'interno della specificità del suo operari scientifico, matematico, eccetera, è metafisico nel senso che ho detto. Vede come dal vivo di quei problemi fisici, matematici, eccetera, necessariamente si apra una prospettiva metafisica, si ponga problemi metafisici, l'opposto di un altro mondo rispetto alla fisica. E non finisce dicendo che appunto il riferimento sostanziale, il riferimento deve essere sempre alla sostanza, all'usia. Si dice anche, ma in molti modi si dice l'usia, la sostanza. Questo è il punto fondamentale di Aristotele. L'on, on, participio del verbo einai, l'ente, l'essente, si dice in molti modi. E il modo fondamentale è l'usia, la sostanza. La sostanza si dice in molti modi e il modo fondamentale in cui lo si dice è quod quid erat esse. I latini traducono così, toti en einai, lo traducono quod quid erat esse, cioè che l'essere della sostanza era. E Aristotele aggiunge, e questa virgolette, definizione della usia, propriamente non definisce niente. Propriamente non definisce niente. Perché che cosa era l'ente? Che cosa era l'ente? Qual è il fondamento del suo passato? Me lo volete dire il fondamento del vostro passato? È un abisso. Qual è la causa per cui ognuno di voi è quella singolarità, usia, che è? Qual è la causa? Infinite, innumerevoli, determinabili nel loro intreccio, determinabili nel loro accordo, per cui è nata questa singolarità dell'ente. La singolarità dell'ente, e il termine usia richiama per forza la singolarità dell'ente, non può essere fondata, cioè non posso darne un fondamento. Sta nell'abisso, nell'assenza di fondamento. Ma è cosa di poco conto, no? È cosa di tantissimo conto. Perché? Perché significa che ogni ente è singolare in sé. È qualcosa di assolutamente unico ed irripetibile. E che non significa affatto che non sia in relazione con ogni altro. Già il termine on indica è un participio, quindi è qualcosa che è parte di. Già il termine on, essente, vuol dire
partecipare. Certo che in relazione, ma in relazione in quanto singolo e irriducibilmente singolo. Certo che posso calcolarne le relazioni, certo che posso saperne anche le cause in termini probabilistici, eccetera, eccetera. Certo che possono conoscerne le connessioni, ma riguardano sempre le connessioni di questo singolo, di questo irripetibile singolarità, il cui era, toti en einai, è la sua specificità, ciò che era, ma ciò che era non è determinabile, definibile. Come posso determinarne e definirne invece alcune specifiche qualità, alcuni specifici aspetti, ma non la sua singolarità, non ciò per cui è quel singolo che è. E ciò gli dà e gli conferisce tutto il suo valore, cioè il fatto che tu non sei ripetibile. E questo è una metafisica che apre che cosa? Ad una concezione e una visione dell'essente come qualcosa che proprio in grazia alla sua singolarità, che non ha nulla di astratto, perché la massima concretezza invece non può essere scambiata con nient'altro. Diciamola in termini volgari, è un valore non scambiabile. È ontologia questa, sì, ma è un'ontologia filosoficamente aperta che dà, l'avrete avvertito, che apre immediatamente ad una dimensione etica, ad una dimensione politica, distinta da quella, no, di cui bisogna essere coscienti, che questa apertura etica-politica non è separabile da tutto il discorso che ho fatto fisico-metafisico, ma altrettanto richiedere al fisico e anche al metafisico fisico di riconoscere l'inevitabilità di questa ulteriore navigazione e di prenderne parte e di parteciparvi. Quindi si richiede che cosa? Una relazione. Una relatio non adventizia, non che per caso qua e là qualche volta uno si interessa di filosofia e l'altro di scienza, che non interessa evidentemente a nessuno, ma una coscienza reciproca della necessità di questa relatio non adventizia per che cosa? Ma per la nostra civiltà. Per la nostra civiltà. Perché se non vi è questo riconoscimento e questa relazione, e da un lato vi è una specializzazione tecnico-scientifica, cioè una scienza che diventerà inevitabilmente sempre più e meramente tecnica, e dall'altro una filosofia letteraria, saggistica, esperienziale, ne va della nostra civiltà, ne va della civiltà di Platone, degli Aristotele, dei Cartesio, dei Leibniz, degli Spinoza, dei Kant, ma vedeva anche della civiltà di tutti i grandi fisici che io conosca nel contemporaneo. Perché se devo capire qualcosa di filosofia greca, leggo 2 o 3 saggi di Heisenberg. Se devo capire qualcosa di Parmenide, nel senso, secondo me, esatto, corretto scientificamente che ho detto, devo leggere quelle cose di Heisenberg. La relazione. E allora, ultimo capitoletto di questo metodo, la filosofia come il filosofein, la pratica filosofica come quell'interrogazione che produce e che tende a produrre sempre la relazione tra i saperi. La relazione tra i saperi, a rimontare costantemente ciò che costituisce la crisi tra i saperi. Perché naturalmente nel contemporaneo questa crisi tra i saperi è sempre all'ordine del giorno, perché crescendo la specializzazione è sempre più difficile la relazione, è evidente, ma tanto più difficile, tanto più diventa necessaria. Quindi la relazione, cioè un sapere filosofico che cerca nei limiti del suo possibile sempre di impostare le proprie questioni in termini che sollecitino questo metodo, questa volontà, questo riconoscimento di relazione.
la relazione è un fatto? No, non è un fatto. Ci può essere una scienza della relazione nel senso specifico, cioè un fatto? La scienza ha a che fare con fatti, per carità. Ci può essere un fatto della relazione? No, non è un fatto la relazione. Come faccio a ridurlo a un fatto la relazione? È un dover essere? Sì, è un dover essere. Ma perché i dover essere sono usciti dall'essere? In che film? Sì, certo, è un dover essere. Ma un dover essere che è tale soltanto se nasce dall'essere di ogni sapere particolare, perché se non nasce dall'essere di ogni sapere particolare, questo dover essere sì è una pura predica che non conterà nulla. Ma in base al metodo che ho cercato in modo molto schematico di indicarvi, questo dover essere dovrebbe apparire come nascere dall'essere di ogni sapere particolare. E il filosofene, la pratica filosofica, la vedo sempre di più come appunto questa ricerca di relazione, come un linguaggio analogico, cioè che di fronte alla molteplicità di saperi parte certo dalla loro distinzione per vederne tutte le possibili forme, i possibili modi dell'unità, del dialogo. E ogni volta che trova poi anche questi modi, queste forme, è sempre pronta ad aprirsi a ulteriori differenziazioni. Perché anche se riesco a determinare la necessità della relazione su alcuni aspetti, non potrò mai determinarla su tutti. E poi le relazioni si basano anche sugli assetti che questi saperi di volta in volta presentano, e quindi la relazione muterà sempre. Sarà sempre in mutamento, in metamorfosi, e quindi la ricerca non potrà mai essere compiuta, terminata. Ma questo linguaggio della relazione, questo linguaggio analogico, secondo me deve essere il proprio oggi di una filosofia che reagisca appunto alla leggenda delle due culture e che può essere una filosofia erede di tutte quelle che vi ho indicato, certamente, anche se lette queste filosofie, queste metafisiche in una chiave forse non troppo frequentata, ma insomma, eredi nel senso che vi ho indicato di questo passato, di questo era, di questo quod quid erat esse, di questo erat. E interessante, ecco, mi limito semplicemente a questo, interessante, che può suscitare interesse interno ai saperi tecnico-scientifici, un interesse che sia interno alla loro costituzione, perché se non è tale, se questo non si può produrre, allora appunto il filosofein, per quanto consapevoli di tutto quello che vi ho raccontato, resterà come minaccia di restare, ma per colpa della filosofia che non si comprende nei termini che ho detto, un esercizio superfluo, inutile e poi, come avviene, più o meno in procinto di essere abbandonato. Quella che sussiste è evidente. Quella che sussiste è una storia della filosofia, ma una storia della filosofia che non frequenti i problemi che vi ho detto, e quindi una storia erudita ma non cosciente dei problemi che vi ho indicato, quindi a mio avviso una storiografia non critica, non del presente, oppure appunto un vago saggismo che alla scienza, alle scienze, non può interessare. Io credo invece che il metodo che vi ho indicato possa essere ancora detto filosofia, possa essere ancora detto metafisica e possa davvero interessare la scienza nella costituzione dei suoi saperi fondamentali, logici e ontologici. Grazie.
Allora, abbiamo tempo, 10 minuti per qualche domanda. La prima, se posso, la faccio io al professore. Professor Cacciari, lei crede che questo metodo di cui ha parlato, che ha come parole chiave appunto parole quali la relazione, il dialogo, l'apertura, possa partire anche dalle scuole, dove forse il sapere è fin troppo separato e settoriale a volte? La nostra organizzazione formativa, sia a livello secondario che a livello universitario, è la contraddizione in atto rispetto a tutto quello che ho detto. La mia posizione è, se dovessi ragionare in termini pratico-politici, sarei totalmente disperato. Totalmente disperato. Cioè non c'è nessuna relazione nelle nostre scuole, nelle nostre università, tra queste discipline cosiddette. L'università è un insieme di cassettini, ognuno col proprio titolo, ma all'interno della stessa filosofia. E quelli che fanno la cosa incredibile, per esempio, del analitici continentali in guerra tra loro in tutte le facoltà, no? come io potessi fare filosofia ignorando completamente ogni logica. Cioè è tutta un processo di stupida specializzazione tecnica, della riduzione a tecnica di ogni sapere e scientifico e filosofico. Quindi cosa vuole che le dica? Io credo che la situazione sia completamente disperata. Va bene, ma dove cresce il pericolo, cresce anche la salvezza, dice il poeta. E io ci credo. Quando più sei al fondo, più c'è la possibilità del contraccolpo. Io credo che la cultura europea e anche la politica europea siano a un punto tale da rendere possibile il contraccolpo. Io mi aspetto il contraccolpo, o la catastrofe definitiva o il contraccolpo. Credo che tertium non datur. C'è qualche domanda dal pubblico? Volevo chiederti se non pensi che in realtà il tuo modo di vedere la metafisica in questo senso molto generale, no? come scienza dei principi in fondo, no? che stanno alla base di tutti gli altri saperi, non sia un po' quello che oggi noi magari nel nostro campo chiamiamo semplicemente la logica. Cioè tu hai citato per esempio come capisaldi, mi sembra, Aristotele, poi in seguito Leibniz, no? Che hai detto il più grande, no? In certo senso, e Kant, no? E quelli sono proprio i tre numi tutelari, diciamo così, no? Di quella che è la logica moderna. Non intendo soltanto la logica matematica, che è ovviamente quello che mi sembra, quello che tu dici essere la metafisica per la matematica. La metafisica è qualcosa di più generale, perché ovviamente non si riferisce solo alla matematica, ma alle scienze, è così, no? Però forse quello è il modello, no? Tra l'altro il più grande logico, no, perlomeno della modernità, Gödel, aveva la stessa idea tua, diceva che secondo lui il più grande era stato Leibniz. È interessante anche il motivo per cui lo diceva perché ha sbagliato tutto. E l'idea è che tutti siamo capaci a fare un po' giusto, un po' sbagliato, ma nessuno è in grado di dire tutto giusto, no? Quindi il meglio che si può fare è sbagliare tutto. No? Quindi questo, ma a parte l'ironia che c'era sotto l'idea di Gödel, cioè la logica è proprio questo, no? Cioè il tentativo di studiare le leggi che stanno sotto al ragionamento. L'organon di Aristotele era quello. Non c'è solo la metafisica, in fondo anche l'organon, mi immagino, no? Sia parte, no? Sia uno dei due pilastri, no? Le opere di Leibniz che poi hanno portato alla logica moderna.
la critica della ragion pura, che è per il 90%, 95% studio della logica, no? Quindi forse ci capiremo anche meglio, no? Se magari usassimo termini che appunto usiamo anche noi. Tu pensi che ci sia questo legame? Questo in mano, sì. Per un verso è esattamente quello che ho detto. Cioè, ho percorso una storia in cui appunto questa distinzione tra una metafisica come un al di là. Naturalmente c'è l'aspetto logico e c'è l'aspetto ontologico. Qui ci sarebbe un problema rispetto al pensiero classico, che dove il rapporto tra logica e ontologia va da sé quasi, no? Mentre ovviamente nel pensiero contemporaneo scatta il formidabile pensiero del rapporto tra la parola e la cosa, per dirla con Foucault. Ma al di là di questo, certo, il metodo che ho indicato è questo, ma oltre c'è quell'altra navigazione, quella che riguarda propriamente il soggetto nelle sue altre forme di espressione, di fare, che non può essere ridotto alla esattezza, virgolette, virgolette, sappiamo di che esattezza si tratta, no? Sempre, ma comunque alla esattezza del sapere scientifico. Ma che non posso rinunciare a dire esattamente. Ecco il senso vero del pensiero analogico, no? Quella approssimazione, che deve essere un'approssimazione che avviene sulla base di forme e non semplicemente di improvvisi eventi e casi del pensare. Ma appunto il problema è quello della relazione successiva rispetto a tutte le altre forme del fare e del sapere. Ora, l'interesse della scienza può essere rivolto a partire dai suoi stessi principi anche aprendosi in questa direzione? Era il tema di Husserl, no? Della crisi delle scienze europee. Husserl vedeva come una grande crisi delle scienze europee, ho ripreso questa idea parlando di crisi anche di civiltà, laddove appunto la scienza si senta in una situazione, non dico separata, ma completamente distinta, cioè non interessata nel senso etimologico, interesse, non interessata a quella ulteriore navigazione metafisica che ho indicato, che non può che partire dall'interrogazione propriamente metafisica che hai detto tu, non può non che partire da lì, ma è un'ulteriore navigazione. Se la scienza non sente questa come una sua ulteriore navigazione, ecco che vi è una crisi delle scienze europee, cioè che la loro relazione viene meno. E questo, secondo me, è un problema di civiltà che va affrontato in termini storici, in termini macro-politici, eccetera. È una crisi di civiltà che stiamo attraversando. Bisogna capire se ormai les jeux sont faits e basta, oppure se invece riteniamo scienza e filosofia, filosofia scienza, filosofia trattino scienza, scienza trattino filosofia, che qui di essere ancora in gioco su questo terreno. Ecco. Abbiamo tempo per un'ultima domanda, se c'è, prego, in fondo. Sì, buonasera. Allora, sarò breve. Lei ha parlato della possibilità di continuare il dialogo tra scienza e filosofia. La mia domanda è la seguente: e la religione, è possibile ritentare un dialogo? Quando dico religione intendo i testi canonici alla quale una o più religioni si riferiscono, oppure questo ormai è troppo tardi, il divario o l'incomprensione, il solco che divide da una parte i religiosi dall'altra gli scienziati è irrecuperabile. Se invece lei pensa che sia recuperabile, come lo vedrebbe? Grazie. Oh,
Allora, io distinguerei due momenti. L'uno che riguarda l'esperienza religiosa e lo collocherei all'interno di quell'insieme di problemi che ho prima indicato come quella ulteriore navigazione metafisica che comporta l'indagine della costituzione formale delle altre forme di esperienza, che sono l'esperienza artistica, che sono l'esperienza etica, che sono i vari altri domini dell'esperienza della coscienza. Coscienza, cogito, indagine psicologica, scientifica, coscienza nelle sue espressioni, perché nessuna indagine scientifica, propriamente tecnico-scientifica, potrà mai appunto spiegarmi poi le cause di quella esperienza artistica, di quella esperienza giuridica, di quell'esperienza religiosa. Questo vuol dire che devo lasciarle all'impressionismo queste dimensioni? Niente affatto. Devo indagarne le forme costitutive, che era il grande progetto fenomenologico, un compito immane e infinito, interminabile. Dar forma ai diversi modi dell'esperienza della coscienza. Era già implicito nella fenomenologia di Hegel questo, no? Ma poi viene ripreso dalla fenomenologia husserliana questa idea. Quindi c'è questo primo aspetto. E qui è assurdo ogni giudizio, no? ogni giudizio positivo, negativo, non è prendere parte. È l'esperienza religiosa, che cosa, come si costituisce? In generale, è possibile un discorso in generale oppure devo soltanto determinarla storicamente? Scelte da compiere. Comunque, questo primo aspetto, fondamentale aspetto, come si costituisce? Secondo aspetto fondamentale, e questo è un tema più di ordine storico, ma nel discorso che ho fatto vi sarete resi conto, vi è anche appunto la necessità di una dimensione storica, non nel senso della storiografia erudito accademica, ma delle, ancora Husser, delle origini. Come dicevano i romani, origo potissima pars. L'origine è la parte più potente di un intero, perché è quello che in qualche modo dà origine al fatto che indaghiamo, che osserviamo. E quindi, in modo storicamente determinato, di cosa parliamo? Parliamo dell'Islam? Parliamo della religione cristiana? Di quale religione parliamo? Bene. Parliamo della religione cristiana? Bene. Allora, se uno non è un perfetto ignorante, deve capire che la nostra civiltà, anche dal punto di vista tecnico-scientifico, è assolutamente inconcepibile se non sulla base di una relazione con la rivelazione cristiana. Molto semplice. E questo è stato spiegato da Max Weber, e questo è stato spiegato da tutti i sociologhi degni di questo nome, gli storici degni di questo nome. Il che vuol dire che cosa? Che non c'è conflitto. Ma in che film mai il conflitto non significa rapporto e relazione? Certo che c'è stato conflitto, ma un conflitto che è inscindibilmente relazione. Polemos, voi continuate a tradurlo guerra, e io sparerei a chi continua a tradurlo guerra. Così. Polemos non è guerra, polemos è relazione, polemos è il padre di tutte le cose, padre le genera, le connette, e le cose si connettono conflittualmente, non si connettono perché si abbracciano, si connettono nel conflitto, si connettono per differenza, si connettono, se no che connessione è se non c'è la differenza? Se no è un'unità astratta, un unum indistinto, se la relazione non è differenza. E questo vale anche per tutto il discorso che ho fatto prima a proposito di relazione. La relazione si costituisce sempre per differenze e le differenze sono sempre anche conflitto. Conflitto. Grazie a Massimo Cacciari.